fa, però è sembrata una squadra che ha ancora qualche gradino più avanti, al di là della, naturalmente, la differenza dell'avversario. No, abbiamo fatto una buona partita, sono soddisfatto dei ragazzi, però sicuramente non sono entusiasta al 100%, dobbiamo cercare di migliorare, però siamo su una strada che fa evidenziare un impegno, che fa evidenziare un atteggiamento giusto. Senti, in difesa è sembrata già una buona Lucchese. No, dobbiamo cercare di leggere meglio alcune situazioni di compattezza, ragazzi. Però ciao. Però sono soddisfatto se pensiamo che tra noi e la Carraresi ci saranno 1000 presenze, 600, dai, non giocando il portiere vecchio di Roma c'era più di 600 presenze nei professionisti rispetto a noi. Quindi questo ci dà fiducia, ci dà morale. Il risultato che ci permette di iniziare ora la preparazione con maggiore incisività su un lavoro più mirato alla qualità e anche sperando a un completamento dell'organico che deve assolutamente arrivare, perché soprattutto davanti, no, da tutte le parti deve arrivare un completamento dell'organico e in generale, ecco, a 360 gradi, ecco, aiutare questi ragazzi, perché oggi veramente anche oggi avevamo una media di 21 anni, quindi ma non riguardo all'età media, ci dobbiamo completare nei doppi ruoli, ci dobbiamo completare un pochino nelle caratteristiche, ci dobbiamo completare secondo me anche con qualche giocatore di categoria, perché ripeto, oggi tra noi e loro c'era 600 partite di differenza della categoria e se giocava il portiere esperto di loro ce n'era più di 1000. Senti, mister Remondini ha parlato bene della Lucchese, è sembrata una squadra fresca, ha detto una squadra che si vede che è di prospettiva, che secondo lui potrebbe anche fare un buon campionato. Dice, chiaramente, ci diceva, le prime partite saranno di rodaggio, quindi è difficile. Dice, però ha visto qualche cosa di buono, è una squadra già abbastanza compatta. No, io faccio complimenti alla Carrarese, perché la Carrarese è una squadra che ha un'organizzazione, ha giocatori importanti sia per la categoria che per la prospettiva, quindi vi faccio veramente complimenti a tutti. Però faccio complimenti anche ai miei ragazzi perché si sono battuti e per quello che è il nostro DNA, per quello che deve essere il nostro DNA di tutto il campionato, perché guai se non ci fosse questo entusiasmo, questa voglia battagliera. L'unica cosa è che a tratti abbiamo un attimino esagerato nella leziosità in alcuni momenti e in alcuni momenti, specialmente negli ultimi 30 metri offensivi e difensivi, si deve essere un po' più cinici. Sei molto arrabbiato su alcune situazioni di palla da fermo e su alcune ripartenze. No, ma io mi arrabbio sempre perché sono arrabbio, però sono contento dei ragazzi, sono contento anche che sia arrivato Luca, che sicuramente è un giocatore sulla quale contiamo e ci darà sicuramente una grossa mano. Grazie.